Ciao amorosissimi, oggi andremo a realizzare insieme un facilissimo e velocissimo scialle all'uncinetto, uno scialle che potrete tranquillamente utilizzare anche come copricostume. Lo indossate a mo' di gonnellina con il nodo su un fianco ed è veramente molto carino. Io l'ho realizzato come scialle perché mi occorreva come scialle e ho deciso di utilizzare dei colori che stessero bene con la tunica che indosserò. Voi ovviamente potete decidere di utilizzare i colori che più vi piacciono. Il punto che andremo a realizzare è veramente facile, infatti questo è uno di quelli che io chiamo micro tutorial perché sarà velocissimo. È veramente semplice il punto da fare, ma è davvero molto molto carino e molto suggestivo, soprattutto se lavorato con dei filati particolari. In questo caso io utilizzerò un filato con dell'urex e ho deciso di digradare i colori. Sono partita con il panna per digradare lentamente verso un bellissimo giallo sole. Quindi andiamo subito a vedere come si realizza. Prima però di lasciarvi al tutorial vi ricordo che se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità che pubblico vi basta iscrivervi al canale, senza dimenticare di attivare la campanella. E se il tutorial vi è piaciuto, regalatemi un like. Vi faccio vedere più da vicino i colori del filato che andremo ad utilizzare, che è il Drake Lux, che è un filato 100% ecologico, un puro cotone 100% ecologico, 97% cotone e 3% fibra metallica, che è il Lurex. È un filato veramente straordinario, sia nella versione senza Lurex che con il Lurex, perché è un cotone molto molto bello con il quale poter lavorare veramente qualsiasi cosa, dai capi d'abbigliamento come maglie, tuniche, giacchette, scialli come in questo caso, ma potete lavorarci anche accessori. Quindi è un filato veramente passepartout. E io ho utilizzato 8 colori che vi faccio vedere, ve li faccio vedere così li vedete meglio: il panna, il grigio, il beige, il tortora, il nocciola, il senape e il giallo. Ed è veramente super 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 morbido, è un filato veramente meraviglioso. Io ho utilizzato un gomitolo per colore, tranne il beige che ne ho utilizzati due. Quindi con 8 gomitoli fate lo scialle grande come il mio, che è 1,95 m da punta a punta. Ho lavorato tutto il progetto con l'uncinetto 5 mm, poi ci occorre un ago da lana e un paio di forbici. Iniziamo con il primo colore scelto, nel mio caso è il panna, l'uncinetto 5 mm. E procediamo andando a realizzare un cappietto largo, un anellino magico largo, all'interno del quale andremo a lavorare in questo modo. Chiudiamo con una catenella il nostro anellino, rientriamo e lavoriamo una maglia bassa. Adesso di maglie basse ne facciamo, incolonnandole, un totale di 5. Quindi entro nella costina di sinistra, aggancio il filo e lavoro la seconda. E ripeto, entro nella costina di sinistra, la terza, costina di sinistra, la quarta, costina di sinistra, la quinta. E questa va a sostituirmi una quadrupla maglia alta. Adesso di maglie alte ne facciamo altre 4, ma triple. Quindi 1, 2, 3 volte il filo sull'uncinetto, entro all'interno dell'anello e chiudo il punto in 4 passaggi. 1, 2, 3 e 4, due asole alla volta, e ripeto per un totale di 4 volte, quindi ancora 3 volte il filo sull'uncinetto, entro all'interno dell'anello e chiudo, due asole, due asole, due asole e due asole, 3 volte il filo sull'uncinetto e nuovamente 1, 2, 3 e 4 passaggi, e ripeto 1, 2, 3, entro nell'anello e ripeto 1, 2, 3 e 4 passaggi, e chiudo il modulino iniziale con una quadrupla maglia alta, quindi 1, 2, 3 e 4 volte il filo sull'uncinetto, entro all'interno dell'anello e lavoro sempre due asole alla volta, per questa volta 5 volte. Adesso stringo l'anello,
volto il lavoro, entro all'interno del primo punto e lavoro una maglia bassa. Ora faccio 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, carico il filo una sola volta, salto le prime due triple maglie alte ed entro al centro, quindi 3 maglie mi ritrovo da un lato, 3 maglie dall'altro, entro all'interno e lavoro una maglia alta chiusa a metà, quindi chiudo solo le prime due asole e la terza la lascio sull'uncinetto, ricarico il filo, rientro nello stesso punto e chiudo le successive due. Adesso ho 3 asole sull'uncinetto, chiudo tutto insieme. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, entro nell'ultima maglia di base e vado a lavorare una maglia bassa. Ora volto il lavoro, entro all'interno della prima maglia sempre e faccio la prima delle due righe che dovremo sempre ripetere, quindi 5 maglie basse incolonnate. 1, 2, 3, 4 e 5. All'interno dello stesso punto, quindi sempre della prima maglia, vado a lavorare altre 4 maglie alte triple. Quindi 1, 2, 3 volte il filo sull'uncinetto, entro all'interno della prima maglia e lavoro la prima. 3 volte il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e lavoro la seconda, la terza e la quarta, sempre entrando nello stesso punto. Adesso faccio una catenella, entro all'interno della chiusura delle due maglie alte chiuse insieme e lavoro una maglia bassa. Faccio una catenella, 1, 2, 3 volte il filo sull'uncinetto, nell'ultimo punto lavoro 4 triple maglie alte e chiudo con una maglia alta quadrupla, quindi 1, 2, 3, 4 e adesso nuovamente 1, 2, 3, 4 volte il filo sull'uncinetto e chiudo la quadrupla. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5 passaggi. Ora voltiamo e procediamo con la seconda riga da ripetere. Quindi entriamo sempre nel primo punto, andiamo a lavorare la maglia bassa, 5 catenelle che andremo di volta in volta a chiudere all'interno dei modulini, saltando le prime due triple maglie alte, quindi in mezzo, andando a lavorare nuovamente le due maglie alte chiuse a metà. Quindi chiudo a metà la prima, chiudo a metà la seconda e poi chiudo tutto insieme. Adesso nuovamente 5 catenelle e una maglia bassa, la facciamo sopra la maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e nuovamente carico il filo sull'uncinetto, salto le prime due triple maglie alte, entro in mezzo e vado a lavorare nuovamente le due maglie alte chiuse a metà e poi chiuse insieme e chiudo tutte le righe di ritorno con 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e una maglia bassa nell'ultima maglia di base. Volto invece le righe di andata le lavoro sempre in questo modo. Entro, lavoro le mie 5 maglie basse incolonnate, e sempre all'interno della prima maglia lavoro 4 triple maglie alte, così come abbiamo fatto qui. 1, 2, 3, rientro, lavoro la prima, 1, 2, 3, rientro, lavoro la seconda e ripeto per altre due volte. Quindi mi devo ritrovare nel primo modulo con 5 punti nella stessa maglia di base. Una volta terminato il primo modulo e tutti i moduli a seguire, faccio una catenella e vado a lavorare una maglia bassa nella chiusura delle due maglie alte chiuse insieme. Faccio una catenella,
poi 1, 2, 3 volte il filo sull'uncinetto e sopra la maglia bassa che via via andrà a separare i vari moduli, vado a lavorare un altro modulo. Quindi entro all'interno della maglia bassa e ripeto nuovamente 4 triple maglie alte. Terminate le 4 triple maglie alte, ripeto, catenella, entro nella chiusura del micro modulino, quello di 2 maglie alte chiuse insieme, e chiudo una maglia bassa e mi chiudo dopo aver fatto la catenella con 4 triple maglie alte e una quadrupla maglia alta nell'ultima maglia di base. Quindi entro nel punto basso e lavoro le mie 4 triple maglie, sembra uno scioglilingua, 4 triple maglie alte. Dopo aver lavorato le 4 triple maglie alte, mi chiudo con una maglia alta quadrupla, quindi 1, 2, 3, 4 volte il filo sull'uncinetto, entro sempre all'interno dello stesso punto e chiudo il punto in 5 passaggi invece che in 4 passaggi. Adesso vi faccio vedere come cambiare colore. Una volta che abbiamo deciso di cambiare colore, facciamo una catenella aggiuntiva e poi andiamo a tagliare via il filo. Fermiamo. Prendiamo il colore successivo, nel mio caso io utilizzo il beige, entro all'interno della maglia dove ho chiuso, porto in avanti il filo, aggancio, faccio una catenella. Rientro all'interno dello stesso punto, tenendo i due fili da far sparire sotto l'uncinetto in modo da inglobarli, e vado a lavorare la catenella. E poi vado a fare le mie catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Carico una volta il filo sull'uncinetto, salto i primi due tripli punti alti, entro all'interno e lavoro una e due maglie alte chiuse a metà, chiudo insieme. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, maglia bassa su maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, entro in mezzo al modulino, quindi salto 2 maglie, entro in mezzo e lavoro una e due maglie alte chiuse a metà, chiudo insieme, 5 catenelle, maglia bassa su maglia bassa, 5 catenelle, carico il filo, salto le prime due maglie del modulo, entro in mezzo e lavoro una e due maglie alte chiuse a metà, chiudo insieme, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle che chiuderò nell'ultima maglia di base con una maglia bassa. Poi volto 5 maglie basse incolonnate. Nello stesso punto di base, quindi sempre nella prima maglia, 4 triple maglie alte. Terminato il primo modulino, che vi ripeto dovrà essere sempre uguale, quindi di 5 punti, vado a fare una catenella, mi chiudo con una maglia bassa sopra le maglie alte chiuse insieme, una catenella e dove ho la maglia bassa vado a lavorare nuovamente il modulino. I modulini intermedi saranno invece di sole 4 maglie, tutte triple, quindi triple maglie alte. Terminato il modulino, catenella, maglia bassa sopra le maglie alte chiuse insieme, catenella e nuovamente modulino sulla maglia bassa. Terminato anche questo modulino, facciamo la catenella, ci chiudiamo con una maglia bassa sopra le maglie alte chiuse insieme e chiudiamo con l'ultimo modulo che sarà nuovamente di 5 punti, 4 triple maglie alte e una quadrupla maglia alta. Quindi adesso faremo la riga di ritorno con le catenelle, quindi voltiamo il lavoro, entriamo nella prima maglia di base, maglia bassa 5 catenelle che chiuderemo al centro del ventaglietto, chiamiamolo così, al centro del ventaglietto con due maglie basse chiuse a metà e poi chiuse insieme, 5 catenelle maglia bassa, 5 catenelle, 2 maglie alte chiuse insieme, 5 catenelle maglia bassa e così via discorrendo sino ad arrivare all'ultimo punto. Quindi sino ad arrivare all'ultima tranche dove faremo 5 catenelle e chiudiamo con una maglia bassa. Adesso vediamo come far sparire i fili di lavorazione. Prendiamo un filo per volta. Lo
entriamo all'interno dei punti della maglia, in questo modo, così, sino ad arrivare alla base. Dopodiché facciamo passare il filo attraverso tutti i punti di base, così. Qui fatelo perché... E io ripasso anche una seconda volta, sempre all'interno degli stessi punti, così. In questo modo non abbiamo problemi, non abbiamo paura che si possa disfare il lavoro. E poi possiamo tagliare via l'eccesso. E lo facciamo ovviamente con tutti i fili. E lo faremo sempre nei colori di cambio. E procedo in questo modo, in righe di andata e ritorno, sino ad ingrandire il mio scialle a piacimento. Il mio scialle è lungo da punta a punta 1,95 m. Poi ovviamente ognuno di voi deciderà se farlo più largo o meno largo. Io ho deciso di non fare rifiniture perché vedete, la rifinitura naturale gliela dà l'ultimo giro del punto. Quindi quando chiudete la lavorazione, chiudetela con il punto a ventaglietti. E le parti laterali, vedete, hanno questa sorta di ondine date dalle maglie basse incolonnate che gli danno questa forma un pochino ondeggiante che secondo me fa da rifinitura da sola. Il progetto, avete visto, è veramente super super facile. Se utilizzate questo tipo di filato lo renderete sontuoso perché già il punto, anche se è semplice, ha un effetto veramente molto molto bello. Se poi lo fate andando a sfumare i colori ancora di più. Adesso non vi rimane che prendere in mano l'uncinetto, il filato e provare a farlo. Il nostro brevissimo tutorial è terminato. Io, come al solito, vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un enorme bacio e vi aspetto al prossimo. Ciao amorosi!